naturalmente stiamo parlando anche con te, abbiamo voluto invitarti proprio perché tu sei in qualche modo l'emblema del difensore che passa all'attacco e come un baluardo va diritto a far gol, quindi quanti gol hai fatto? Non lo so, non li conto. Come non li conti? Lui mi ha quasi raggiunto. In nazionale. Uno in nazionale, io due. Quindi. Uno solo? No, due, no, in no, due in nazionale. Ma sono modestissimi questi ragazzi. Qual è l'ultimo? Sono rimasto indietro. Quello di Andrea che mi ha calciato sul piede. Ah, non c'ero, è vero. Ecco, non perché. Quello è mio. Non so, ma le statistiche... Portogallo, giusto? Bravo. Ho visto. No, perché anche, insomma, un atteggiamento giusto, pari, no? Siete pari? Sì. Siamo pari, pari. No, però, Marco, insomma, un atteggiamento giusto è quello di passare comunque all'attacco sempre comunque, nonostante appunto tu sia... Sì, sì, Marco è bravissimo sotto questo punto di vista, perché comunque nella carriera, ancora oggi, penso che ha il record di gol fatti da un difensore. Quindi... Ha picchiato addosso tante volte. Vabbè, ti ha picchiato addosso, però ti sei preso tante responsabilità, quindi bisogna fare solo i complimenti. I grandi complimenti, perché naturalmente si parla di grinta, no? E si parla di un atteggiamento molto, molto giusto, quello che dovremmo avere proprio negli europei del 2008. Tra l'altro appunto, ciao Marco, siamo qua su. Ciao Marco, ciao ragazzi. Ci tengono distanti. No, tra l'altro... Hai detto bene, cioè, un difensore che segna, infatti era molto più giusto fare il Marco Materazzi Show, è una nostra ipotesi, cioè, no, più senso. Vabbè, siamo noi. Se no altrimenti sembra che poverino Fabio ci abbia solamente i piedi quadrati, cosa che gli autori me l'hanno cancellata questa. Cosa vera. Uguale. No. È come se segnasse solo nella sua porta, invece non è vero. Non è vero, perché a Fabio piace segnare nella sua, certo, 90% è culo, 10% tecnica, però no. Quando capita la mette dentro. Comunque, c'è un gol che ti ricordi in maniera particolare? Un gol in maniera particolare? Sì, a cui sei più affezionato. Sì, fatto da Maradona contro la Juve nel lontanissimo 96-97. Il tuo? Mio? Sì. Ah, sicuramente quello con la Regina. Anche se magari ne ho fatti quelli più pesanti, perché quello come quello di Cagliari è valso uno scudetto, Marco. È inutile che mi guardi così. Ciro. Sta scherzando. Ciro. Scusa, ero distratto. No. Visto. Ciro. Ma perché, dai. Perché Fabio... Ha detto una... No, non ci vuol dire. No. Ha detto... No, però valse uno scudetto, quindi è un gol non solo bello, ma anche importante. Ottimo. Poi adesso tutti sappiamo come è finita, però va bene. Poi vedremo, insomma, appunto quello che ci aspetta. La verità però... è solamente una, che tu non avresti mai segnato se ci fosse stato Marco Materazzi in difesa. Ma tu non vedevi neanche la porta. Niente, comunque la cosa incredibile, si è aperto un dibattito, proprio una guerra fra i tifosi, i fan di Fabio Cannavaro e quelli di Marco Materazzi. A questo punto li inviterei quassù. Sì, su chi sia più grintoso. Sì, la cosa incredibile. Gestiamo la cosa direttamente in maniera umana. Venite qua, anzi, anche vi perché... seguo anche con la Medusa Cam, seguo questa salita. Io ne approfitterei, dato che sul sito ci sono domande che riguardano Fabio, magari vediamo se Marco Materazzi è informato delle malefatte che ha fatto nella vita Fabio Cannavaro. Quindi vieni Marco, ti mettiamo qua sul sito. Eccoli qui, sul sito. Accomodatevi, prego ragazzi. So però, mi hanno detto, dimmi se a questo punto è vero o no, che tu sei un po' il DJ, no? Sì. Della è un'altra leggenda questa. È una leggenda? Non sei tu che metti i dischi, no, in qualche maniera fai sentire musica? Io sono musica. Il braccio, pure porta la cassa. Lui portava le cose. Quindi non sei tu a mettere i dischi o la musica per fomentare un po' prima delle partite, non so, sul pullman? No, quello dopo di solito, quando soprattutto ai mondiali, dopo le vittorie mettevamo l'iPod con la cassa, iniziamo a ballare, a festeggiare. Quindi solo dopo, prima c'è il silenzio. Dopo, massima concentrazione. Okay, il brano più gettonato, il brano quello che proprio vi ricordate dei mondiali, per esempio? Escluso White Stripes, naturalmente. Sì, certo. Magalena. La Macarena. La Macarena. Ah, no, sì, no, Macarena. Abbiamo vinto i mondiali con la Macarena. È stato uno scoop. No. Macalegna. Macalegna, c'era un brano brasiliano mixato che mettevamo soprattutto quello, era molto divertente. Che faceva? Dai, fischiettalo. Dai. Non so se dovete chiamare Ciro per cantare. Ciro. No, per carità. Ciro, da capitano della nazionale, a questo punto ti tocca. A quel punto ti tocca almeno cantare. Senti, però appunto abbiamo detto che si stanno scontrando i tifosi, sì, per vedere chi ha più grinta. Però è un incidente diplomatico, è un problema, è un problema, perché la grinta è fondamentale. Loro due rappresentano proprio la grinta fatta persona quando state in campo. E non sappiamo come fare a decidere, cioè, Fabio no. Cannavaro o Marco Materazzi, chi è che ha più grinta? Beh, un modo ci sarebbe, stiamo per lanciare un grande momento di televisione. Ci faccia da ridere. Il toro! Il toro! Il toro, prendiamo.
cambiamo il problema per le corna. Per le corna, il gioco delle corna è naturalmente niente di personale, no, nel senso che si chiama così il gioco delle corna. Anzi, gli autori ci spiegano e ci tengono a dire che la battuta che va fatta e va tutto in vacca. È il momento. Io vi prego di andare giù in vacca. Andiamo tutti giù presso il toro. Dove, attenzione, niente, è morto un operatore. Ne abbiamo 20. Ma non fa niente, quindi, è pieno, vabbè, di camere. Vediamo, triste annuncio alla famiglia. Tutto bene? Non c'è la spalla. Io vorrei nel frattempo coinvolgere a questo punto anche Ciro Ferrara e Marco Borriello, se potete avvicinarvi anche voi, vi tocca. Ciao. Ragazzi, siete qua, parliamo tutti insieme a questo punto, quindi uno anche per Ciro, volta. Marco, prego, non siate timidi, aiutateci in questo momento. Guarda, l'unica cosa, noi abbiamo deciso di delegare uno solo, se no è troppo lunga. Giorgio, che è il più grosso dei tre. Ottimo, scelto. Ci stanno i prezzi, abbiamo monetine. Allora, chi comincia? Che direi di far cominciare? No, il padrone di casa. No, il padrone di casa. Così gli altri si regolano, sai come funziona il gioco? Sai come funziona il gioco? Non è complicato. Esatto, devi dire. Se fai anche il verso. Evitando reazioni. Io motiverei, da parte del pubblico, io motiverei un po'. Dove bisogna arrivare? No, credo che dove arrivi, arrivi. Si muove? Però non è già su atleta, che facciamo? È già su atleta, che fai? Finta di non te lo lascio lì? Vai, vai. Bisogna premere il pulsante, vai. Forse? Premiamo il pulsante? Ok. Accadisci una fessa. Vai, troppo? Ci lo vai. Vai, vai, vai. Uno, due, tre. Ci porta il campo di coraggio. Capitano, non mi finire su signorina, eh. Ti ho faticato, impiegato, mamma mia, non andiamo qua. Forza e coraggio. Uno, due. E tre! Forzuto! 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 Ed è la ultima tacchetta, eh. Noi lo lasciamo proprio così. No, vai Marco, vai Marco. Prego, tocca a te. Marco, hai vinto niente, è truccato. Devi vincere, forza ragazzi! Mamma mia, ma chi ci ridi? Penultima tacca, Ciro. Dai, Ciro. 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 Dai, Ciro, ragazzi, che è un gran... Se si parla di telegatto, abbiamo l'unità coronarica per difendere. Cioè, no, non mi diventa paonazzo, eh. Oggi che scoppia la camicia. Non posso far fare brutte figure a questi. Sono ancora degli atleti, sono. Forza, coraggio. Un po' di... Questo è tribunale. Ti ho sentito anche la un cosa rumore. Bella è che tu sei quello che incontri in auto. Ma guarda, c'è quel signore con gli occhiali, ora scendo io e me. Te che forzuto. Marco, forzuto, Marco, Marco, dai, dai, tocca a Marco. Già schiacciato, già annullato, già annullato. Quasi campione. Quasi campione. Mi pare evidente. Ragazzi, ve l'avete voluto voi? No, Giorgio. No, non c'è tempo. Non c'è tempo. Prego. Non c'è la pubblicità. No, no. Facciamo che lo fai. Sì, Giorgia, Giorgia, vieni. Giorgia. 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 Vai. Più che altro ricordiamo che non hai il reggiseno. La cosa potrebbe aiutare. Vai, Giorgia. Allora. Pensa vince lei. Bene, mi pare che ha dato una bella lezione, ma per motivi. No. Non l'hai visto? Era sportivo. No, l'hai fatta vedere. No, ma non era sportivo, era sportivo. Poppante. Mi pare evidente che però per ovvi motivi vince Fabio Cannavaro!